benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come leggerete dal titolo, sarà uno spacchettamento dei pacchetti che mi sono arrivati da AliExpress. Sarà molto breve perché ne ho solo 5, perché a quanto pare le spedizioni hanno rallentato di nuovo. Sto aspettando diversi pacchetti ma non mi arrivano, e siccome mi sono stancata di aspettare ho detto vabbè, sai che c'è? Nel frattempo, rumori molesti provenienti da fuori, nel frattempo spacchetto quelli che ho, anche se il video durerà poco, vabbè, chi se ne frega, anzi forse è pure meglio se dura poco, e niente, quindi apriamo questi, così almeno, insomma, mi levo questa curiosità di vedere quello che c'è dentro i pacchetti, perché neanche so quello che mi è arrivato, so solo di due, di questi due so cosa c'è dentro, anche perché qua c'è scritto... E vabbè, qua perché se lo tosto, sì, dentro il tostapane. Se lo tasto sento quello che c'è, mentre gli altri tre, a surprise. Quindi iniziamo con questo, spero che sia una cosa valida. Praticamente io sono iscritta su Facebook ad un gruppo di persone che amano, che sono dipendenti da AliExpress. Non so se lo conoscete, casomai ve lo linkerò qui giù nell'info box insieme ai link delle cose che ho preso. Ma è una sola? Un attimo. Ah no, sì, sono così. Wow, ok. Comunque, sono iscritta in questa pagina Facebook e praticamente ci sono tutti i ragazzi che consigliano le cose da prendere, mettono i link di cose interessanti, ed è una tentazione pazzesca, perché ogni volta che entro su quella pagina mi comprerei il mondo. Ma faccio la brava, resisto, però niente, a queste non ho resistito. Sono delle spugne, ce ne sono 10, sono costate pochissimo, credo intorno ai 70 centesimi, e praticamente su questo sito ne parlavano come se fossero delle spugne miracolose. Servono a levare tutto lo sporco dalle varie cose, tipo avete i muri macchiati di pennarello, di penne o magari, non so, di impronte, di scarpe, che a volte capita magari quando i bambini giocano o uno sbatte qualcosa sul muro e si segna e resta la macchia nera. Ecco, loro dicevano che queste spugnette praticamente levano tutto lo sporco dal muro. Non lo so, la qualsiasi, queste spugne sono magiche e smacchiano tutto. Non servono solventi, non servono detersivi, niente di niente. L'unica cosa che bisogna fare è prendere queste spugnette, metterle sotto l'acqua corrente, strizzarle di piatto però, quindi metterle per lungo, strizzarle, e poi passarle sulla superficie macchiata o comunque che volete pulire. Può essere utilizzata sui mobili, può essere utilizzata sulle scarpe da ginnastica, ad esempio se avete le suole delle scarpe sporche, passate queste spugnette e le suole magicamente dovrebbero tornare come nuove. Io sono stra curiosa di provarle. Andiamo avanti, basta con queste spugnette miracolose, e apriamo questo che so già cos'è perché c'è scritto, però lo voglio vedere, lo voglio troppo vedere. È una cover per il cellulare che ho visto a Giulia Jolie e me ne sono follemente innamorata e sono andata immediatamente a cercarla su AliExpress. Non ho mai preso cover in silicone del genere, ce le ho molto più normali, diciamo, le cover, e questa invece è una cosa pazzesca. No vabbè, ok, questa diventerà la mia cover del cuore, già lo so. Oh mio Dio, ma è enorme! Oh, è bellissima! Mannaggia che non lo posso mettere adesso sul cellulare perché è sotto carica. Però no, è troppo bella! Me la immaginavo un po' più piccolina. Però ok! Non ha strani odore, non puzza. Perfetto! Guardate che bello! È bellissimo! Ed è fatta proprio bene! Solo che, oh mio Dio, come faccio a tenere il telefono in mano? Cioè, mi devo mettere così, perché è enorme. Però che bella che è. E ok, adoro. Va bene, questo sarà il mio pezzo preferito di questo spacchettamento di AliExpress. Andiamo avanti. Apriamo questo pacchettino piccolino. Vediamo cosa c'è dentro. È arrivato, è un choker. Oh, è fatto così, no? È carino, bello.
Allora, è uno di quei choker, spero che riesco a farvelo vedere, che ha tutti gli strass. La misura è perfetta. Sì, ok. Sta molto carino. Mi immaginavo però che brillasse un po' di più, perché io sto cercando proprio dei choker effetto gioiello che brillano. Eh sì, è carino, però non luccica tanto. Io adoro proprio le cose che luccicano. Però vabbè, dai, è carino. E poi comunque è costato poco, anche se adesso non ricordo con precisione quanto è costato. Apriamo quest'altro pacchettino. Io ho detto che questo video sarebbe durato poco, ma a quanto pare non è così. OMG! Ma seriamente? Ok, allora, mi sono arrivati degli orecchini. Degli orecchini che mi piacevano tantissimo. Il problema è che sono giganti. Cioè, io mi immaginavo che erano degli orecchini, vedete, piccolini così, a bottoncino, però con la forma di un fiocco di neve. E invece sono giganteschi, guardate qua quanto sono grandi, sono enormi. Però è carino, sono fatti molto bene e sembra anche che luccicano abbastanza. Ok, perché quelli di Ali non scrivono le misure? Magari c'erano scritte e non me ne sono accorta io perché sono imbranata. Adesso apriamo l'ultimo pacchettino, che sono proprio curiosa di sapere quello che c'è dentro, perché non ne ho la più pallida idea. Ah, ma dove sono tutti gli altri pacchettini che aspetto? Uffa, ho ordinato tante cose. Ah, io mi ero dimenticata di averli comprate. Sono le patch antisudore. Allora, io ne ho sempre sentito parlare di queste patch che praticamente si mettono o dentro le camicie o dentro le magliette per non fare l'alone di sudore, che è una cosa terribile, e io sistematicamente c'ho sempre le magliette chiazzate perché sudo tantissimo, soprattutto perché sono una persona ansiosa, mi agito facilmente e quindi le persone come me che somatizzano, che sono ansiose anche per uno scarafaggio che ci attraversa, non lo so, mentre noi camminiamo già mi viene l'ansia. Sorvoliamo. Allora, ce ne sono 2, 4, 5, 6. Comunque qua sono 6. 2, 4, 5. Ah, forse no, perché sono doppie. Sì, perché in ogni pacchettino ce ne sono 2. Ovviamente ci abbiamo 2 ascelle, quindi in ogni pacchettino ce ne sono 2. Crizia, ciao. Io non vedo l'ora di provarle. Sono adesive e dovrebbero comunque risucchiare tutto il vostro sudore e secondo me torneranno molto utili in quelle occasioni in cui non si vogliono fare brutte figure, insomma, e si vuole essere impeccabili, quindi le ho prese principalmente per questo motivo. Ok, abbiamo finito. Ovviamente io mi sarò dilungata tantissimo perché parlo. Che luce c'è in questo video? Non lo so. C'è anche un'apparizione divina qui. Ok, quindi questi erano i pacchettini, pochi pacchettini che mi sono arrivati da AliExpress, ne sto aspettando tanti, ma non vogliono arrivare, non so come fare. Agosto mi sa che è un mese un po' critico. E vabbè, ah, tra l'altro devo ordinare l'agenda, perché voglio prendere una nuova agenda. A settembre vorrei riprendere a fare i video. Planner, plan with me, che so che vi piacciono molto. Io ho smesso di farli perché vabbè, con l'agenda sono andata un po' così, l'ho praticamente completamente abbandonata, ma da settembre voglio riprenderla, quindi suggeritemi voi, perché sono indecisa tra due agende, non so, e ve le metterò qui l'immagine, non so se riprendere la Mulang, comprare l'agenda Mulang che a voi ha fatto tanto impazzire, però questa volta invece di prenderla color Tiffany vorrei prenderla in rosa, oppure se optare questa volta per una Macaroon. Poi dovrei però fare io il refill, tutte le pagine da mettere dentro, quindi lì c'è un po' un lavoraccio da fare, perché non ho mai fatto il refill in vita mia, quindi dovrei un po' ingegnarmi, però mi piace il fatto che c'è questo bottoncino che si apre, che c'ha le tasche in cui inserire le card, insomma sono quelle agende un po' fighe, tipo Filofax, KikiK, no? Queste agende un po' così che vedo sempre in giro, e io trovo bellissime, ogni volta quando guardo i video dico wow, mi piacerebbe averla, però poi mi fermo e dico ma io la userei, cioè mi ci troverei.
Non lo so, e quindi non l'ho mai presa, però adesso che la devo ordinare, e spero che mi arrivi in tempo per settembre, non so se prendere la Mulang o la Macaron, quindi suggeritemelo voi, fatemi sapere a voi quale agenda piace di più e quali video vorreste vedere su quale agenda, ecco. Quindi scrivetelo, mi raccomando, giù nei commenti perché a giorni la devo ordinare, quindi mi serve un vostro consiglio. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un pollice in su, vi mando un bacio gigantesco e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!